Ciao a tutti, dopo la semina dell'altro giorno dei piselli, oggi parliamo di fame. Se vi ricordate, se avevate visto il mio primo video, uno dei miei primi video, vi facevo vedere in primavera come raccoglievo le fave, però mancava la semina, quindi oggi siamo qui. Semplice mezzo chilo di fava, tanto ho ancora il freezer pieno, quindi non me ne occorre molto. Allora, ho fresato il terreno, adesso passo il rastrello e poi faccio i solchi. Due cenni sulle fave. Allora, la fava è una leguminosa che, al pari dei piselli, apporta azoto al terreno, quindi è utilissimo per la cura del terreno. Resiste benissimo al freddo, tenete conto che con la gelata di marzo dell'anno scorso le mie fave sono rimaste sotto la neve per circa 15 giorni. Pensavo fossero bruciate, invece poi si sono riprese, ho avuto un raccolto spettacolare. Vanno interrate a circa 5 cm, 20 cm l'una dall'altra e un 70 cm tra le fila. Come sempre io lascerò comunque lo spazio tra una fila e l'altra per passare con molto coltivatore per poi pulire il terreno. Potete fare i solchi, poi distanziare i semi di 20 cm l'uno dall'altro, poi ricoprirli di terra, cosa che farò io adesso. Oppure potete fare i buchi e poi mettere il seme uno a uno. È più laborioso, magari viene anche più preciso, ma è più laborioso, quindi ve lo sconsiglio. Era una tecnica che usavo io all'inizio, avevo tempo da perdere, facevo così. È importante la concimazione, se avete del letame maturo è la cosa migliore. Io che non ce l'ho userò lo stallatico pellettato. Lo metterò sia dentro il solco, una manciata come vi ho fatto vedere le altre volte. Sono riuscito a ricavare tre solchi, sono lunghi circa 20 metri l'uno. Adesso ci avviciniamo, vi faccio vedere la fase di semina e di concimazione. All'inizio, prima di mettere giù il seme, personalmente metto un po' di stallatico pellettato, ma veramente un pugno, non di più. Metto giù il seme, distanziato più o meno 20 cm, a occhio ovviamente, ne basta uno, sono semi molto grandi. Poi ricordatevi che va ricoperto con circa 4-5 cm di terra. Semplicemente il verso del seme non ha importanza. L'importante è metterne uno di 20 cm. Fatto questo, si ricopre con il rastrello. Vi consiglio di mettere dei pezzi di bastone, di canna, all'inizio di ogni solco e alla fine, perché col tempo i solchi verranno ricoperti e voi non capirete più dove avete seminato finché non escono fuori le piantine. Se dovete passare poi col motocoltivatore tra una fila e l'altra, ecco che magari avere un punto di riferimento viene comodo. È tutto per quanto riguarda la semina della fava. Se avete consigli da darmi o se avete qualcosa da dirmi, me lo potete lasciare nei commenti. Vi ringrazio per aver visto questo video, alla prossima!